Rassegna stampa di oggi 20 giugno 2018, cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Rom, Di Maio dice il censimento da fare è quello sui raccomandati della pubblica amministrazione, controlli anche in Rai. Il leader del Movimento 5 Stelle porta a porta, replica al leader della Lega e rilancia sulla meritocrazia. Quindi rinsalda l'alleanza col Carroccio sul fronte dell'immigrazione. Siamo compattissimi, dice, sulla riforma del finanziamento ai partiti, dice subito in Parlamento. Poi spera di portare col reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza in legge di bilancio a fine anno. E sulle pensioni dice creare fondo con tagli a pensioni d'oro e vitalizi per le pensioni minime. Migranti Merkel e Macron, accogliere posizioni dell'Italia e rafforzare Frontex. La cancelliera tedesca parla in conferenza stampa dal castello di Meseberg, 60 km a nord di Berlino, dove ha incontrato il presidente francese. La ricetta franco-tedesca per ridurre l'immigrazione illegale prevede una polizia europea che controlli i confini, ma anche ascoltare la proposta italiana uscita dai bilaterali con Conte. Torino, corruzione in procura, 7 accusati, carabiniere forniva assistiti a penalisti e a penalista in cambio di lavoro per i figli e auto. E chiusura all'inchiesta che ruota attorno all'avvocato Pierfranco Bertolino e all'appuntato Renato De Matteis. In Italia ha suggerito ai quattro illegale. In cambio, secondo le indagini, ha ricevuto raccomandazioni per i figli e trattamenti di favore in un concessionario. Ha ottenuto anche dalle persone offese 2 panda usate, il pagamento di una cena, delle visite oculistiche e 2 interventi chirurgici. Disabili, ministro Fontana incontra le associazioni e lancia tavole di confronto sui tema, ma non si parla di fondi. Colloquio nella sede del nuovo Dicastero, guidata dal leghista con la delegazione guidata dal Presidente della Federazione tra le associazioni nazionali di persone con disabilità, la FAND, Franco Bettoni, che al fattoquotidiano.it dice: con l'incontro abbiamo voluto imprimere una forte accelerazione perché è arrivato il momento per la politica di passare dalle promesse ai fatti. Giornata mondiale del rifugiato, oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga, nel 53% dei casi sono minori. Nel rapporto annuale Global Trends, l'UNHCR traccia una mappa dei flussi di chi si lascia alle spalle il passato per un futuro incerto, spesso altrettanto drammatico. Si scappa soprattutto dai paesi in via di sviluppo. Le maggiori crisi in Congo, Sud Sudan e Bangladesh. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.